Benvenidos. Parte 3, giusto? Pratica l'11 settembre, la scuola per qualche motivo aperta anche se è chiusa. Poi ci sono tutte le classi in una stanza, ci sono 100 persone, forse anche di più di 100 persone, sono 100-200 persone in una stanza di nella grandezza di una classe, che sono uguali in tutte le scuole, non mi interessa. Pratica creo tutte le 11 dimensioni. Boom, creo la dimensione 0. Boom, creo la singolarità. Boom, creo un mondo bidimensionale. Creo un mondo tridimensionale. Creo un mondo quadriquinti, quadridimensionale, petadimensionale, decadimensionale, endecadimensionale. Alcuni li ho detti giusti, altri no. Poi per qualche motivo uso la tecnica superiore della moltiplicazione del corpo. 15 settembre, la scuola è iniziata ovviamente. C'è sta qua la chiamerò Neutral. Vaffanculo, te l'inglese. Fine neutrale. Neutral hand. In pratica, allora. Sono in classe, sto facendo lezioni, sono annoiato. Entra una persona. Ma faccio io l'hand, la genocide hand. Comunque, sto facendo. Annoiato. Entra sta gente con dei fucili in classe. In pratica prendo, mi trasporto davanti a quello, prendo il fucile e gli sparo la gamba. Così, prendo e gli sparo la gamba. Esco dalla classe, col coso, lo butto in un angolo del corridoio, entro in un'altra classe, sparo la gamba dell'altro, gli prendo le armi, le butto in un angolo, faccio sta cosa in tutte le classi, andando, sparando alle gambe degli altri. Poi, come andavo avanti? Nel corridoio c'era molta gente, c'era gente che guarda il corridoio, quindi da ogni classe in cui venivo usciva una persona. Una persona chiameremo Gigi. Gigi, good game. Sarà good game. Non metto a schermo perché non ci voglio editare. Good game. Poi dalla classe a fianco viene un'altra persona che è Glob. È Glob, ecco. Adventure time. Chiama i tuoi amici. Poi da ogni classe viene uno. Gigi, good game. Ah, oh, good game. Glob, davvero. Oh, Gigi, good game. Glob, Adventure Time e Alfabeto, la canzone di Coso. Perfetto, perfetto. Sto facendo de delle cose bellissime perché non mi ricordo più chi è la gente nei sogni. Basta, sono venuto io e do il nome di cibo alle persone adesso. Da una classe viene spaghetti perché ho fame, e dall'altra viene, visto che c'è uno youtuber che mi piace molto, che è Stefano Carboidrati, sarà Carboidrati. Quindi queste persone mi aiutano. Spariamo le gambe a tutti in pratica. Qui il corridoio, poi andiamo nel bagno perché c'è gente in bagno armati fino ai denti. Allora, cervello, adesso tu mi dici: la prima parte c'è tutto su Jojo, la seconda su Konosuba, perché la terza è una sparatoria. Le armi che abbiamo sono una mitraglietta tattica, un fucile a pompa, un cecchino, una spada, delle bottiglie di nitroglicerina e una pist le pistole doppie di quelli. Quei normalissime sparatorie, stile film d'azione, uno scivola, gli altri sparano, cecchino che spara, lanci le granate, le solite cazzate. Prendi, li sposti per qualche motivo su tutti i vivi, anche se stanno andando a fuoco, e tutti in un angolo. Poi, così, finisce così. Io svengo, in inglese, Reset Reality. Questo si chiama Genocide End, in pratica uccido tutti senza ritegno. È uguale al sogno di prima, ma uccido tutti senza ritegno. E qui arriva Maria Sofia, sì, c'è Maria Sofia che combattiamo e uccide tre persone che per qualche motivo mi stanno a cuore, per qualche motivo, che sono Glob da Adventure Time, Good Game e la canzone Alfabeto. Così, io lo impersonifico così, queste persone, perché non so chi sono, le impersonifico con cose che conosco. Le uccide, io mi arrabbio, credo, uso il 25% del mio potere. Finisco nel mondo degli dei dove li uccido tutti, a parte Buddha e Odino, credo. E se mi chiedi perché Buddha e Odino, boh, perché Buddha è un'ottima divinità e Odino pure. Gli altri mi fanno tutti schifo. Può essere considerato blasfemia? È blasfemia palesemente sta cosa. Vabbè, passiamo al continuo del sogno. 15 settembre, versione B, facciamo Genocide End, uccido tutti. Ma arriva Maria Sofia, uccide le persone. Ha la parte che uccido gli altri dei, è tra la realtà A e la realtà B.
Poi c'è la realtà B e la realtà C. Tra la realtà B e la realtà C uccido gli altri dei che sono rimasti, lasciando la dea Eris, la dea Acqua e gli dei di Dragon Ball, credo. Poi c'è la realtà C che è il Friendly End. In pratica lascio tutti in vita, non li faccio male. Nessuno muore, suppongo. Dopo la realtà C sconfiggo tutti gli dei, mi alleno con gli dei di Dragon Ball per qualche motivo. Ah sì, per diventare più forte, per ripristinare le realtà. Ma essendo che ho ucciso tutti gli altri dei normali, vengo eletto a divinità con quelle restanti, ovvero la dea Eris, la dea Acqua e gli dei Dragon Ball. E siamo al 16 settembre. C'è un combattimento dentro un buco nero. In pratica siamo in classe, arriva sto scienziato con una scatola che, utilizzando la rabbia, l'ansia, la tristezza, la depressione e il potere spirituale, ricarica questa scatola che ha un buco nero, quindi può tenere molta energia. Poi chiama a me per qualche motivo. Io metto la mano in 3 secondi, in un secondo. Si carica completamente al 100%, tutta la mia energia riesce a riempire un intero buco nero. Le riempio tutte, le fondo insieme dentro una scatola di, credo, 1 metro cubo, riempiendola di energia in 3 secondi. In pratica, per sbaglio, una mia professoressa entra dentro la scatola col buco nero. Volevo lasciarla lì dentro, scherzo. In pratica, poi entro dentro il buco nero. Con Glob, Alfabeto, più 2 persone. Capito adesso che sono qua, chiamerò Vegito. 2 persone saranno Vegito, perché sono 2 persone, quindi Vegito. Combattiamo dentro il buco nero, ci sono gli squali quantici, credo. Combatti nel buco nero, questi squali io butto tutti fuori e dico di fare un piano per tirarmi fuori senza far collassare il buco nero. Ah, uccido questi squali, esco al buco nero salvando il professore, la professoressa credo sia, in pratica, sto qua se ne va via con il cubo. Ah, la battaglia era in volo dentro il buco nero, perché il buco nero lo stavano portando via in volo, quindi pum, lo prendi, io entro nel buco nero, passiamo in classe, combatto, bla bla bla. 17 settembre, ieri non è il 17 settembre, ieri è il 2 ottobre, a 4 ottobre c'è la nuova stagione di Eminence the Shadow e adesso da ieri su Netflix su tutti gli episodi di tutte le stagioni di JoJo, categorizzate male perché parte 1 e 2 sono insieme. Vabbè, parte 1 sono 9 episodi, parte 2 sono 16, quindi va pur bene che siano insieme. Sì, ho già finito il video, ho fatto parte 3, 4 parti di video interessantissimo. Il video finisce, vedo la parte 4 perché è da un'ora che sto parlando e mi sta morendo la vita.